Tu che stai sempre in contatto con la Gregoraci, mi fai sentire un po' l'odore? Un piccolo pensiero con la Gregoraci ce lo farei. Vabbè. Ma anche lei con te, Ciao, buongiorno. Ciao. Stiamo cercando di sensibilizzare le persone ad evitare di usare il cellulare quando si guida. Allora, domanda, tu guidi? Sì. Tu usi il telefonino? Ogni tanto. Fai le due cose insieme? Ogni tanto. Bravo, è già la sincerità, però è da premiare. Quindi perché anche noi lo facciamo. 5,5 5,5 Dobbiamo buttare. 5 mi porta male. Allora, 5 perché mi hanno appena tolto 5 punti dalla patente. Oi! Perché? Eri al telefono. Bravo! Abbiamo beccato una persona. Quale esempio è più calzante? Perché non devi guardare il cellulare. Bravo! Soprattutto quando guidi devi guardare la strada, non il cellulare, perché ti perdi quello che ti circonda. Immagina se entro nel tuo negozio e mi metto a guardare il cellulare con la macchina, tra l'altro la sarebbe anche scomodo. Sì, perché bisogna guardare avanti? Io per non cadere. Signora, lei perché guarda avanti? Guarda avanti perché è bello, oggi è una mattinata splendore. Una telefonata? Allunga la vita. Ma io penso che pure una risata allunga la vita. Ah, facciamo una cosa, facciamo solo la risata, perché la telefonata mentre stiamo al volante può essere pericolosa. Brava, brava, anche questa. Cioè, penso se io andassi in giro per via Toledo adesso con un telefonino mi perderei tutta la bellezza di questa strada e magari anche il tuo negozio. Quindi a chi passa davanti al mio negozio col cellulare gli togliamo i 5 punti alla massima. Esatto. Ok, questa è una bella iniziativa. Guarda avanti, perché? Primo, per non farsi finire i punti dalla patente. E secondo, per non farsi male. Guardare avanti perché basta un minimo di distrazione, si può succedere una catastrofe. Quindi attenzione. Solo voglio sapere veramente quando è che vai in onda. Questa intervista? Adesso no, siamo già in onda. Guarda, già curare la casa come vedete. Se riuscite ad andare a casa e vedervi mentre siamo qua è meglio. Guardiamo avanti. Guardiamo avanti. Carrete è pericoloso. Carrete è pericoloso.